Io mi stavo chiedendo qual è il filo conduttore che lega un personaggio come inventato appunto come Biancaneve e il grande William Shakespeare. La cancel culture, quello di cui stanno discutendo i professori dell'Università di Siena in una delle aule del Santa Chiara Lab, che adesso andranno infatti ad intervistare i miei colleghi Francesca Nichini e Carmelo Miccichè in questa nuova puntata di Culture Mondo. Sembra in forma un po' itinerante, ci andiamo spostando, come vedete, venite con noi. Ci troviamo con il professor Maurizio Bettini e durante il suo intervento in questo dibattito abbiamo parlato di un legame tra cancel culture e identità. Quanto è importante? Beh, direi che è fondamentale, almeno per una parte della cancel culture, è fondamentale perché si vede l'emergenza di gruppi che vogliono rivendicare una propria identità che sentivano in qualche modo conculcata o comunque minoritaria e lo fanno rievocando un passato che li ha penalizzati e chiedendo che venga cancellato, quindi o abbattendo una statua o smettendo di leggere certi libri, smettendo di usare certe espressioni, però ecco, è sempre legato a un'idea di gruppo che rivendica qualche cosa, ma rivendica un diritto. Quindi c'è un legame stretto tra cancel culture e identità, anche se poi questo naturalmente è un fenomeno che si allarga, si generalizza anche a persone che non appartengono a questi gruppi, però di fatto secondo me si vede che in America sono i neri e le donne soprattutto che spingono in questa direzione, cioè appunto gruppi che rivendicano la propria identità. Grazie per questo intervento. Con lei oggi si è discusso di cancel culture e proprio perché ci troviamo anche, sì, dobbiamo contestualizzare ancora di più questo termine, proprio in questi giorni si è discusso di come sia problematica in un qualche modo, abbiano reso problematica in un qualche modo la lettura di Shakespeare. Come ci possiamo esprimere su questa vicenda con un parere che abbia un senso? Per questo lo chiediamo a lei. Ma sicuramente emergerà sempre in un momento in cui c'è la possibilità di farsi ascoltare da parte di gruppi che sono stati o si sono ritenuti oppressi e discriminati e che hanno oggi la possibilità, grazie ai nuovi mezzi, di farsi sentire la richiesta di quelle che potremmo definire delle pretese eccessive o addirittura sbagliate. L'idea di cercare di proporre agli studenti, perché di quello si parla, solamente dei testi purificati da ogni male che riguarda i gruppi che parlano, ma tutto sommato poi l'umanità intera, significa non studiare più niente, non studiare nella storia. Perché studiare i genocidi quando magari c'è una studentessa ruandese tra gli studenti o una studentessa ebrea, diventerebbe impossibile fare di tutto. Credo che sono delle richieste provocatorie a cui bisogna rispondere con più cultura, più capacità di visione critica, più analisi del contesto, da una parte far comprendere dove viveva Shakespeare, qual era la Contestualizzare il realtà periodo del suo storico. periodo, ma dall'altra anche far capire come alcune delle cose che scrive Shakespeare sono di una universalità tale che ancora oggi rimangono fondamentali proprio per una società migliore come quella che noi cerchiamo di costruire. Certo, e leggevo anche su un articolo del Corriere della Sera, lei ha parlato anche oggi, appunto, che facciamo questo collegamento di colonialismo, anche Shakespeare in un qualche modo è stato accusato, era inserito all'interno delle diverse accuse. Quindi sì, c'è ancora questo collegamento che si crea tra ciò di cui lei ha discusso oggi e ciò quello che è il caso attuale, la polemica attuale che si sta, diciamo, sta divampando un po' sui social. Sì, io faccio sempre il caso di Kipling, che è non solo un grandissimo scrittore, il primo inglese a prendere il Nobel per la letteratura, ma che essendo nato in India, vissuto in India con amici indiani, è stato capace di raccontare anche quella realtà non
semplicemente dal punto di vista coloniale, mm-hmm. anche se naturalmente non poteva nascondere il suo essere britannico. Ecco, il fatto che venga invece, si voglia cancellarlo assolutamente perché ritenuto in qualche modo corresponsabile, significherebbe dire allora noi dobbiamo dimenticare tutta la cultura e la storia britannica dalla fine del Settecento fino alla Prima Guerra Mondiale, perché è contrassegnata da una potenza coloniale e imperiale che ha commesso di tutto. Mi corregga se sbaglio, è come se si volesse in un qualche modo leggere la storia senza leggerla in un qualche modo. Esatto, è proprio così. Cioè, io sono dell'idea, mi corregga sempre se sbaglio, che storia magistri vitae, insomma, noi possiamo studiare questi casi e oggi apprendere quanto fosse sbagliato in quel periodo magari quella determinata cosa e da quella appunto migliorare. La storia serve a questo. E capire soprattutto perché in quel momento certe azioni non erano considerate riprovevoli, non da tutti, perché c'erano sempre delle minoranze capaci di osservare le cose come stavano, ma dalla maggioranza della popolazione, mentre oggi succede il contrario. Però non possiamo applicare alla storia del passato la realtà del presente, che per fortuna per certi aspetti, ma solo per certi, sembra migliore, perché poi dopo per altri aspetti ci comportiamo forse come e peggio dei colonialisti di un tempo. La ringraziamo per il suo intervento. Grazie a voi. Ci troviamo con il professor Tiziano Bonini e durante il suo intervento abbiamo parlato di cancel culture. Di cosa è figlia la cancel culture? Ragioniamo in termini di continuità e discontinuità, perché è figlia di un processo, di un fenomeno, di fenomeni che hanno una lunga storia, per cui è figlia di quella cultura della cancellazione che arriva molto prima di internet o dei social media. No, la cancel culture è, potremmo dire, è il proseguimento della cultura della cancellazione che fa parte delle nostre culture, che è sempre esistita, ma rispetto al passato, la discontinuità con il passato della cancel culture è che esistono gli strumenti che permettono a tutti, e non soltanto alle elite, al potere tradizionali, di esercitare la damnatio memoriae. Quindi è figlia del passato, perché non è una cosa nuova, ma è anche figlia della contemporaneità, perché è qualcosa di leggermente diverso dalla classica damnatio memoriae o dalla cultura della cancellazione, delle guerre culturali del passato. Sono nuove forme di guerre culturali che sono sempre esistite, dove prima però si contrapponevano le classi intellettuali dell'epoca. Oggi in questa battaglia culturale, a questa battaglia culturale partecipano tutti, nella misura in cui tutti è gruppi identitari che usano strumenti di tecnologie digitali per affermare il proprio punto di vista o per colpire un avversario, nella misura in cui un avversario è qualcuno che non la pensa come me o che ha compiuto degli atti secondo la mia visione del mondo moralmente riprovevole o che è responsabile di un atto moralmente riprovevole. Proprio stamattina discutevo con Francesca nel corridoio del terzo piano del San Nicolò e nelle mie rimembranze da classicista ricordavo proprio la damnatio memoriae. Infatti quando ho sentito citare questo termine da lei ho pensato allora qualcosa mi è rimasto. Quindi si possono in un qualche modo accostare la cancel culture alla damnatio memoriae, ovviamente hanno delle grandi differenze. Si possono accostare nel senso che anche qui siamo di fronte al tentativo di rivedere la memoria di un personaggio o di un evento storico e cambiando, no? Modificandone la memoria. Però chi era? Sono molto diverse perché sono diversi gli attori che compiono questa damnatio memoriae. Chi veniva esiliato nell'antica Roma e cadeva in disgrazia? Poteva essere un personaggio pubblico che, come nella contemporaneità, passava dall'avere una grande visibilità e un grande potere ad essere, a scomparire, a dover andarsene via dalla società. Solo che questa damnatio memoriae arrivava, era operata da
da specifici attori, cioè era lo Stato che dannava, che condannava il dannato e faceva e rivedeva la reputazione pubblica di quel personaggio pubblico. Oggi invece sono gli attori sono molteplici, non c'è più un monopolio della damnatio memoria. C'è una multipolarità della damnatio memoria, per cui possono essere, si è democratizzato il processo, il tentativo di modificare, di colpire la memoria di qualcuno. E questo è sia un bene che un male, perché ma non possiamo quindi semplicemente liquidare questo fenomeno come qualcosa di banale o stupido. È allo stesso tempo può avere delle forme banali e stupide, ma è il sintomo da una parte di una democratizzazione di un potere maggiore che hanno i gruppi minoritari che sono sempre stati oppressi in qualche modo di far sentire la propria voce. Dall'altro è il sintomo di una rimozione continua ad avvenire del ruolo che hanno avuto alcune formazioni sociali o gruppi etnici o gruppi di potere nella società. E quindi, come dire, è il sintomo anche manifestato in maniera spesso scomposta, populista, squadrista, dicotomica, ma è il sintomo di qualcosa di reale nella società, di uno scollamento fra una società che sta cambiando e che non accetta più che le donne, che i neri vengano relegati negli angoli della società, e invece un governo della società che invece non ha ancora fatto i conti con queste oppressioni. Possiamo dare un po' la colpa anche ai social? Questo non dovremmo farlo. Questa è proprio l'ultima cosa che dovremmo fare. Perché forse i meno istruiti fanno. Ma anche qui non dovremmo pensare che è una questione di meno istruiti, no. Assolutamente, perché anzi è molto pericolosa questa forma di elitismo, perché non è soltanto una questione di istruzione o di come i meno istruiti utilizzano i social, anzi. Molto spesso sono proprio alcuni accademici, ad esempio, o alcuni studenti universitari molto colti che attaccano, sono al centro, sono gli attori di questa cancel culture. I social sono lo strumento attraverso il quale oggi si colpisce la visibilità di un personaggio pubblico e la si mette in discussione. Non sono la causa. La causa è, come dicevo, questo scollamento che c'è, questa rimozione che c'è stata costante di una serie di diversi livelli di oppressione e di marginalizzazione che finché non vengono affrontati continuano a risaltare fuori. Oggi saltano fuori attraverso i social media. Quindi il problema non è il mezzo, ma come viene usato? Il problema non è il mezzo, ma i motivi per cui viene usato dalle persone. Non tanto come, perché potremmo usarlo meglio, allora bisogna educare le persone. No, finché non rimuovi la marginalità dei neri e delle donne nella società, non rimuovi nemmeno l'odio o la frustrazione che le persone, che i neri e le donne, riversano nei social media. È inutile dire dovremmo usarli diversamente. Le cause della cancel culture stanno nella società, non stanno nei social media. Sicuramente questo punto di vista è molto importante. Poi volevo chiudere con questa domanda, perché appunto con lei in triennale abbiamo anche a volte fatto riferimento a piattaforme come Netflix, e proprio durante queste vacanze di Natale del 2020, quando avevamo tantissimo tempo in casa per via appunto del Covid, mi sono trovato su Disney Plus a guardare un cartone animato della mia infanzia, che era Gli Aristogatti, e nel momento in cui mi sono trovato appunto a guardarlo, Disney proponeva una scritta prima del cartone animato in cui spiegava che alcune scene sono state considerate poco adatte nella società in cui viviamo e che ovviamente Disney le lascia per dare un'educazione. Io credo sia questo il punto, anche un po' una soluzione
alla cancel culture. Io non credo che, mi corregga lei se sbaglio, dobbiamo appunto eliminare certe parti di storia, come parlavamo prima anche con Flores. La storia è importante e serve a noi per migliorare il futuro e quello che è il presente, ma dobbiamo vedere queste situazioni e dobbiamo capire e soprattutto contestualizzarle, e Disney è quello che ha fatto. È interessante perché quello che ha fatto Disney è quello che dovrebbero fare le università, no? E che fanno le università tendenzialmente, anche se invece in alcuni casi, come abbiamo visto, le università americane, cioè è strano come, se prendiamo l'America come caso, Disney Plus crea un contesto per una fruizione più consapevole, per contestualizzare un prodotto culturale che ormai a una certa età è stato prodotto già in un periodo storico dove c'erano differenti valori ed era quindi normale, ad esempio, costruire certi tipi di stereotipizzazioni. Esatto, e si invece, parla proprio di questo. Paradossalmente, l'università ha paura di contestualizzare, ha paura della protesta e quindi evita di parlare, dice, le università americane in alcuni casi hanno evitato hanno cancellato alcune cose piuttosto che contestualizzarle. Certo. Quando invece dovrebbe essere proprio il contrario, è l'università, nei corsi di cinema si fa vedere Via col vento, ma si spiega che Via col vento era frutto di un determinato periodo storico dove ancora, cioè dove, di un Hollywood anche ancora molto bianca e ancora non del tutto, di una società americana ancora non del che non ha fatto ancora i conti del tutto con la guerra civile e con il razzismo. Quindi, come dire, le università sono i luoghi dove dovremmo aspettarci questa contestualizzazione. Invece nell'intrattenimento, nelle grandi piattaforme, le grandi aziende dei media, è più comprensibile se, anche se è discutibile, ma è comprensibile quando ad esempio chi è stata da quella piattaforma che ha tolto Via col vento dal proprio catalogo, no? Lo ha fatto perché se percepisce una mutazione nel clima di opinione generale, io devo fare soldi. Se mi attaccano, mi criticano, pensano o c'è una percezione negativa del mio brand, perché io continuo ad avere in catalogo un film che i miei utenti reputano razzista, allora io lo tolgo perché non voglio perdere soldi. Perché l'obiettivo è sempre quello. Il loro obiettivo è molto comprensibile, non mi aspetto da loro educazione, non hanno nemmeno il ruolo. Nessuno li ha obbligati, no? ad avere questo ruolo. Le università lo hanno invece. Paradossalmente, però, qui abbiamo un caso opposto dove a fare educazione è stata Disney Plus, anche lì, sempre per ragioni sicuramente di mercato, esatto. E in maniere magari più intelligenti del cancellare il catalogo. Lo mantengo in catalogo perché so che comunque molte persone continuerebbero a vederlo. Ma per non andare incontro per non urtare la sensibilità di una piccola parte, forse, no, faccio questa doppia articolo, questo doppio processo. E ancora prima dell'università, anche le scuole mi raccontavano che alcuni docenti si sono addirittura, forse in alcuni anni, opposti di spiegare personaggi importanti come D'Annunzio proprio per quelli che sono certi aspetti un po' ambigui di quella che era stata la persona di D'Annunzio. Quindi in questi luoghi in cui comunque partendo dall'università, tornando indietro con la scuola, si dovrebbe appunto contestualizzare il tutto, forse a volte manca questo tipo di contestualizzazione. Questo certo è un problema dell'educazione in generale, che deve educare alla complessità, no? Perché l'ambiguità è soltanto una forma della complessità, un modo di dire che le cose sono complesse. La scuola normalmente lo fa, poi ci sono casi, non credo, in Italia non siamo nella stessa situazione degli Stati Uniti, però ci sono molti parallelismi e molte cose che ci stiamo avvicinando in quella direzione, soprattutto quando scadiamo in questa visione dicotomica della realtà, che esistono i buoni e i cattivi, D'Annunzio era buono o cattivo, siccome ho paura a presentarlo come cattivo, allora non ne parlo per niente, ma non era solo cattivo, cioè è complesso, era un grande scrittore. Io da poco ho letto Philip Roth, Il lamento di Portnoy, che è un libro del 69, e mentre quando ho finito ho detto: questo è un libro magnifico, ma che oggi nessun editore americano avrebbe mai osato pubblicare, perché è un libro che oggi definiremmo sessista, misogino, dove il personaggio di questo libro, che
è molto simile in realtà a Philip Roth, esprime tutta una serie di epiteti e di visioni della donna estremamente dispregiativi. È sicuramente problematico, rimane una grandissima opera letteraria che va discussa e contestualizzata, perché rappresenta in quel caso il punto di vista di un ebreo bianco americano. Noi vogliamo sapere anche, vogliamo conoscere anche il punto di vista, non perché per apprezzarlo meno, ma per capire la cultura ebrea americana urbana degli anni 60 in America e le contraddizioni fra la cultura dei padri e la cultura dei figli e la visione culturale di quel tempo, di quella specifica fetta della cultura urbana di New York. Era sessista il personaggio? È sessista Philip Roth? Forse possiamo noi imparare qualcosa da questo? Sicuramente. Sì. La ringraziamo per il suo intervento e per questo ragionamento, soprattutto su questa tematica. E grazie mille. Arrivederci. Io sono contento di una cosa, di che rivedere un'aula piena di studenti che discutono non della lezione che sta facendo un professore su un tema, sulla sua materia, ma che discutono su un argomento così importante, così vero, così vitale, come hanno dimostrato gli stessi interventi, ci dà il segno dell'università che vogliamo, che è quella che dice Bettini, dove bisogna studiare, 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 ma che è quella che dico anch'io, che bisogna studiare e discutere, discutere e confrontarsi tra più idee, tra più posizioni, tra più argomenti, come stasera sono stati portati, perché l'universitas è questo, è il confronto fra tutti noi e voi, tra i discenti e tra gli studenti, ed è finalmente si torna anche per la presenza a respirare probabilmente quest'aria. Vi ringrazio e vi saluto. E siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale a Santa Chiara Lab di Culture Mondo, il format che vi mostra tante realtà, tanti dibattiti. E ci vediamo nella prossima puntata.